Buonasera, bentrovati al nostro appuntamento ormai serale con quello che è le dirette, le masterclass di coaches. Questa sera abbiamo il piacere di avere come nostro ospite il prof Pasquale D'Antonio. Ciao Pasquale, benvenuto in. Salve a tutti, grazie per l'invito. Grazie. Grazie mille a te per aver accettato il nostro invito. Sei bene Pasquale che ti dico sai bene perché ti vediamo spesso che segui, abbiamo giusto anche parlato qualche minuto fa e per noi è importantissimo avere delle figure di professionisti come te, Pasquale D'Antonio che ha lavorato in società importanti, non ultima il Perugia come professore di Silvio Baldini e quindi una figura importante in un calcio importante, quindi essere qui con noi questa sera vuol dire condivisione di tanto valore e quindi ti ripeto ancora benvenuto e grazie. Grazie. E niente, innanzitutto saluto tutti. In questo intervento che abbiamo concordato con te, appunto parlavamo abbiamo deciso di parlare delle diverse esperienze che io magari ho avuto nel corso della mia carriera. Magari sono giovane, ma ho avuto già la fortuna di fare quasi per 10 anni questo tipo di lavoro, appena ho terminato un po' gli studi, quando li stavo terminando, ho già iniziato a lavorare. Quindi ho fatto tanti livelli, iniziato dalle scuole calcio, dove magari durante il percorso di studi iniziamo un po' a capire come era questo tipo di lavoro, perché magari io ho giocato a livelli bassi, ho fatto tutti i settori giovanili fino alla juniors, poi mi sono dedicato agli studi, mi conoscevo già l'ambiente calcio da calciatore, diciamo, delle giovanili, però poi dopo ho comunque subito cercato di inserirmi nel contesto. E con i giovani ho iniziato un po' così con le scuole calcio, anche se diciamo la mia mentalità, i miei studi, i miei approfondimenti sono stati sempre rivolti alle prime squadre, infatti ho sempre atteso il momento giusto per cercare la soluzione migliore nelle prime squadre, anche a volte temporeggiando e rifiutando alcune cose nei settori giovanili, ma non per magari snobismo come poteva sembrare, che purtroppo spesso sembra, perché io credo molto nella specializzazione delle professioni. E allenare i giovani è una cosa molto complessa e molto difficile. C'è bisogno di un know-how specifico. Io allenavo le scuole calcio, però studiavo la performance studiavo i giocatori adulti, facevo le ricerche per gli adulti, invece ho una mentalità al di là dello studio che è adatta a interfacciarmi con un pubblico adulto, che sia professionistico o di vita di. Quindi ho aspettato il momento giusto, perché già con i bambini vedevo che io, i ragazzini, che facevano andare 17, ho bambini male, avevo un po' più fatica a fare determinate cose e quindi ho avuto la possibilità, fortunatamente, partendo da zero, quindi non ho avuto nessuno che mi ha dato una mano, dovessi essere andato fiero all'inizio, ho iniziato l'esperienza subito a Matera, nel 2018-2019, in una squadra e l'allenatore è un bimbo. Questa, come è stata sempre la mia carriera, la mia storia, è stata fatta di situazioni sempre emergenziali, quindi mai situazioni di normalità. Per citare qualche altro più importante di me, sono stato sempre il medico del pronto soccorso, perché sono in situazioni particolari, in Matera era quasi bandito, si è iscritto l'ultimo giorno disponibile, e quindi siamo visti il 1 agosto, il 3 agosto c'era la Coppa Italia, Matera. Pasquale, perdonami, ti puoi avvicinare leggermente di più al microfono, se no non si sente. Sì, c'era la prima partita. Era Matera Potenza addirittura, quindi parliamo di un derby che mancava da penso 20 anni, non ricordo perfettamente. Senza ritiro, senza niente, una squadra fatta così all'improvviso. Ho fatto due allenamenti alla Coppa Italia, tra l'altro pareggiata 1-1. E da quel momento in poi dovevo iniziare il campionato dopo 15 giorni, quindi fare una preparazione brevissima. Fortunatamente, come classica cosa all'italiana che vediamo anche in questo periodo, ricorsi contro ricorsi, è stato il 2018-19 l'anno in cui hanno rimandato il campionato sempre di una settimana. È stata una preparazione fatta in che modo? Che noi non sapevamo quando iniziavamo, quindi non potevamo fare una programmazione, non so, tradizionale, lineare, che sapevi come aumentare il volume, scendere successivamente il volume, aumentare l'intensità. Non sapevamo perché ogni settimana si rimandava di 10 giorni, di una settimana. Quindi è stata una preparazione dove si andava a lavorare, come accade nel calcio di oggi, credo, sul microciclo. Quindi
Io penso che nel calcio di oggi tu puoi programmare la preparazione, quindi il mesociclo di preparazione, e poi devi programmare il microciclo. Perché? Nel calcio che conta, io sono uno molto pratico, al di là che posso dirti questa ricerca ha detto questo, il calcio di oggi perdi due partite e ti caccia. Quindi devi guardare il microciclo. Se no, perché tu vai a casa, se le cose non vanno come devono andare, vai a casa, fa parte del gioco. Fortunatamente lavoriamo tutti così, però fa parte del gioco. E quindi si lavora sul microciclo durante la stagione e sul mesociclo in preparazione. Però non ho avuto questa possibilità lì a Matera perché non si sapeva mai quando si iniziava. Poi è una società un po' in difficoltà, si cambiava sede del ritiro ogni volta, una volta a San Gregorio Magno, una volta in Puglia, ne avevo cambiato tante cose. E poi è iniziata la stagione fortunatamente e diciamo che in questo tipo di esperienza, la mia prima esperienza, molto del lavoro fisico. L'abbiamo fatto a secco, soprattutto all'inizio, perché mancando tanti strumenti e avendo a disposizione solo un campo, i palloni, le casacche e i cinesini, abbiamo fatto tanto, tanto lavoro a secco. E fortunatamente, come avviene sempre nelle difficoltà, si è creato un bel gruppo a Matera di ragazzi che si impegnavano, si lavoravano, molti sono diventati anche amici miei, al di là della del calcio, poi dal punto di vista nella vita di tutti i giorni, anche se non ci vediamo, ma ci sentiamo sempre, questa è per me la cosa più importante, perché per me viene prima il valore umano, ma davvero non lo dico perché sono frasi fatte, poi viene il resto e l'ho dimostrato con le scelte che ho fatto nella mia breve carriera. E niente, questo, il metodo di lavoro con il Bibo, che ho fatto spesso il secondo di Novellino per diversi anni all'Avellino, poi anche a Castellammare, avendo fatto il secondo, lui dava molto spazio ai collaboratori perché sapeva, diciamo, questo tipo di lavoro come bisogna farlo. E abbiamo lavorato molto dal punto di vista generale, quindi lavoro a secco, diciamo per parlare in modo un po' più tecnico e generale, e sia dal punto di vista della corsa, quindi abbiamo lavorato molto molto sull'aerobico, perché era una squadra che molti non avevano fatto il ritiro, chi si era allenato con l'equipe, chi era svincolato, ragazzi che venivano dal crociato, perché un budget ridotto, il direttore che era Luigi Volume ha dovuto prendere gente che purtroppo, ottimizzando il budget, lo stesso io mi ero messo la mia esperienza a disposizione, dovevo adattarmi e fare il sacrificio anche economico. E quindi abbiamo lavorato molto dal punto di vista generale, l'aerobico anche lungo, quindi anche le ripetute vere e proprie. E poi abbiamo fatto un lavoro di forza importante in palestra, là c'era una palestra proprio adiacente al campo, strutturale per sviluppare proprio una struttura fisica che a molti era carente perché tra disallenamento, tra mancanza di ritmo partita, infortuni pregressi, abbiamo lavorato su quello. Purtroppo ero da solo all'inizio, non è stato facile, però poi dopo abbiamo iniziato. Durante la stagione, mentre noi avevamo uno dei limiti che fanno parte della Serie C, purtroppo, e io poi parlo anche di cose concrete sempre, che ci allenavamo sul sintetico e giocavamo sul naturale, su un sintetico di livello scadente. E quindi non era facile fare questo. Poi a volte succedeva la cosa peggiore che predispone agli infortuni, perché c'è anche la letteratura che lo dimostra, il cambio repentino delle superfici di gioco nel corso anche della stessa settimana. Cioè significa che io il martedì mi allenavo sul sintetico e il giovedì sul naturale, il venerdì sul sintetico. Succedevano delle cose che non era facile gestirle sicuramente. Però su questa scia, su questa linea di un grande lavoro generale, abbiamo creato il lavoro, anche perché il nostro compito è quello di adattarsi allo stile di training, di coaching dell'allenatore. E l'allenatore curava molto l'aspetto di tattica collettiva, di tattica individuale per reparti, ma a un'intensità abbastanza bassa, perché lui voleva proprio la codifica dei movimenti, fermava, quindi c'erano molte pause, molte interruzioni, quindi compensavamo in quel modo. Poi nel corso della stagione abbiamo iniziato a inserire gli small side games, quindi piano piano insieme, collaborando, fortunatamente io mi sono trovato bene, c'era possibilità di collaborare, abbiamo creato tante esercitazioni con la palla che erano anche allenanti. Il problema purtroppo era che non essendoci la possibilità di monitorare il carico, dovevi andare molto sull'aspetto del caso, dell'empirico, di valutare quello che poteva esserci basandoci sulla letteratura, ma non sui dati reali. Quindi è stata un po' una cosa fatta con difficoltà e quindi integravamo sempre con il lavoro generale. Poi purtroppo arrivati a dicembre, come sappiamo tutti, fu l'anno del Matera e del Pro Piacenza che furono esclusi dal campionato di Serie C e quindi ci fu l'interruzione di tutte le attività. E successivamente poi sono
proseguito a Pagani l'anno dopo. E è stata un'esperienza diversa, ma sempre di pronto soccorso, come ho detto prima, per dirlo un po' con ironia, perché la Paganese era retrocessa ed è stata riammessa quell'anno. Quindi si aspettava, come sempre, ogni anno in Italia i ricorsi contro ricorsi, ogni anno riammissioni, cioè fideiussioni che non erano presentati, riammesse, ripescate. E la Paganese quindi è stata ripescata a fine luglio, quindi abbiamo iniziato il ritiro 15 giorni dopo gli altri, quindi abbiamo dovuto ottimizzare i tempi con Mister Erra, con il quale mi sono trovato benissimo. E ancora oggi io ho fatto delle consulenze, e tra l'altro negli ultimi mesi ci siamo sentiti spesso, io do una mano da consulente esterno. Con lui siamo riusciti a fare, oltre a tanto lavoro sempre generale, perché io penso che soprattutto nelle categorie inferiori, quando hai delle squadre che si devono salvare, come è il caso del Matera, della Paganese, fisicamente devi stare al top, al top. E noi andavamo sotto storto, sotto fatica, lavoravamo non solo sull'aspetto meramente fisico, ma anche sulla fatica mentale. Cioè, se ti faccio fare, per esempio, una ripetuta di 1.000 metri, faccio un esempio, così, ma è anche perché devo allenarti e andare sotto sforzo, perché io giocatore, oggi come oggi, guardo solo alla comfort zone, anche perché molti di noi, metto io perché faccio parte di questo mondo, hanno paura di allenare perché il giocatore si stanca, non ti gradisce, ti rema contro. Io ti posso dire che pure se il giocatore al momento è contro di te, ti massacra, avrà un buon ricordo di te se lo fai lavorare, perché lo fa stare bene, perché lui guadagna col suo lavoro. Lui, il suo conto in banca è il suo fisico. Poi te lo riconoscerà un giorno, diceva: ah, ma allora quello non era un coglione. Quindi, secondo me, questa è la cosa da far lavorare tanto e non avere paura o di seguire le mode. Anche perché spesso si lavora solo con la palla. E dico io: con la palla c'è, noi abbiamo gli allenatori migliori del mondo. Non perché voglio sto parlando con degli allenatori, ma noi abbiamo gli allenatori migliori del mondo. Io sono stato a Coverciano ultimamente, ho seguito un poco da esterno dei corsi, sono stato lì per fare delle cose mie. Abbiamo i migliori del mondo, cioè già fanno loro il lavoro con la palla, curano tantissime cose. Allora, noi se monitoriamo quel tipo di lavoro e andiamo a intersecare a quello sforzo un'altra parte generale, non credo ci sia niente di male, non muore nessuno. Anche perché il metodo che si portava tutto con la palla in un periodo, diciamo intorno al 2010-2011, nel meglio del Barcellona, con una qualità tecnica che credo che non sia riproducibile ai livelli dove sono stato io. Poi è stata riportata anche in Italia da diversi allenatori, poi è stata abbandonata perché ci sono state, si è visto che non è il meglio, diciamo. Però nel corso del tempo l'adattamento ha fatto sì che alcuni mezzi di allenamento resistessero più degli altri. Allora ci sarà un motivo, cioè che significa che sono stati sempre più efficaci. E quindi il giusto compromesso l'ho trovato lì a Pagani, perché abbiamo fatto quello e quello. C'era il mister che lavorava, era zero sulla tattica a bassa intensità, tutto in situazione, zero, zero, zero. Questo mi favoriva. Pure la rifinitura, mai piazzi, per esempio, calci piazzati, lui li faceva durante la partitina. Partitina, fermi, calci piazzati, lo provo. Quindi questo qua mi permetteva anche di fare un altro tipo di lavoro. E abbiamo con lui creato anche degli small side games che a me piacciono tantissimo, però con un obiettivo fisico. Perché non ci dimentichiamo che quando vogliamo raggiungere l'obiettivo fisico, e ne parlavo ieri con un mio amico più che collega, spesso, spesso con gli small side games dici sì, raggiungo anche l'obiettivo tecnico. No, perché se io vado ad alta intensità, faccio un campo grande o faccio un campo troppo piccolo, non so quale possa essere l'obiettivo tecnico-tattico riproducibile in gara. Al massimo nel campo piccolo penso possa essere sviluppare il possesso palla della squadra, migliorare la qualità di palleggio della squadra, però non vedo altre caratteristiche che possano essere allenate, soprattutto sulla fase difensiva, per esempio, un campo 20x30, non lo so che cosa si può allenare tatticamente. E quindi erano molte a indirizzo fisico, e poi lui faceva la tattica, diciamo così, a un'intensità minore, proprio perché cercavamo di intersecare le due cose. Sempre però in situazione nel suo caso, quindi anche quando si cercavamo di aumentare l'intensità con la palla negli small side games, diminuirla con le esercitazioni tattiche, era sempre in situazione il suo tipo di lavoro. E devo dire che però a secco abbiamo lavorato tantissimo, 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 e ci siamo tolti solo la soddisfazione comunque di salvarci con largo anticipo. E
che non è mai facile quando devi salvarti, perché giochi contro squadre importanti. Era l'anno che c'erano la Regina, Bari, cioè squadre Catanzaro forte. Quindi poi c'è stato il Covid, c'è stata l'interruzione. Quindi ho provato anche questa altra esperienza di allenare gli atleti da casa, non con le dirette, però io ero un po' contro a fare queste dirette di 20 persone, perché poi in casa potevi fare poco. Allora, chi avevi il cortile, chi aveva una cosa, chi aveva un'altra, io cercavo di individualizzare: tu chi hai questo, questo e questo, lo rifai questo, tu hai questo, questo e questo, lo rifai questo, tutti insieme. Poi diventava un gioco anziché un lavoro. Siccome per me il calcio è un lavoro, perché sentii una volta un'intervista di un allenatore che era un ex giocatore, che disse: io non mi sono divertito più da quando ho finito di giocare sotto il cortile di casa mia. Purtroppo è così, il calcio deve essere divertimento, però poi dopo ci entrano in gioco agonismo, altri aspetti che fanno venire un po' meno l'aspetto divertimento, o meglio l'aspetto ludico, della spensieratezza, perché il divertimento ci deve essere sempre, che se non mi piace non lo posso fare, non posso fare uno sport se non ho piacere di fare quello sport. Però l'aspetto della spensieratezza viene meno. Ed è stato davvero un risultato importante che abbiamo raggiunto con la salvezza anticipata a Pagani. Infatti abbiamo proseguito sulla stessa scia di lavoro l'anno successivo, finalmente in una condizione di normalità. Penso al primo anno che ho fatto un ritiro in una condizione di normalità sempre a Pagani, abbiamo seguito la stessa scia. Quindi un aspetto interessante che noi abbiamo fatto a Pagani, per esempio, che lavoravamo la forza il pomeriggio anziché la mattina a volte, per motivi sia logistici, sia perché anche dal punto di vista fisico, ed anche un po' leggendo un po' la ricerca, un po' studiando la fisiologia, siamo arrivati alla conclusione che era una cosa molto molto fattibile. Perché io, se la mattina lavoro tanto con la palla ad alta intensità, il mercoledì mattina tanto tanto tanto, sono innanzitutto più fresco, più performante. Al mister gli serviva questo. Allora io dico: ok, facciamo così. Mettevamo anche un po' di lavoro a secco anche il mercoledì, per chi aveva giocato il martedì non recuperava e quindi compensava il mercoledì. E così facevano tutto in condizioni di freschezza. Il pomeriggio lavoro in palestra di forza, un po' di esercizi di potenza, quindi di piometrici, forza esplosiva, esercizi balistici, e poi andavano via. E questo ci permetteva anche di lavorare a gruppi, perché per me il rapporto deve essere preparatore e atleta a livelli di serie C, 1 a 5, 1 a 6, quindi facciamo quattro gruppi. Poi, se parliamo di serie B, serie A, che bisogna essere una 3, una 4, quindi cioè, A è possibile avere uno staff maggiore, quindi lo puoi fare. Quindi questa è una cosa che abbiamo fatto e ci siamo trovati molto bene. Anche perché è stato uno del con il mister mi sono trovato molto bene, perché si poteva molto interagire, gestire lo staff, gestiva bene lo staff, c'era l'interazione. Poi successivamente c'è stato un cambio di allenatore, è arrivato un allenatore con i suoi collaboratori, hanno cambiato tutti. Io sono rimasto perché la società mi ha voluto far rimanere, però non lavoravo più perché loro avevano un'altra metodologia, altre cose, che quindi non ci siamo sposati con le idee. Quindi sono rimasto lì a dare una mano alla società, che ancora oggi siamo in buoni rapporti, perché è un ambiente molto familiare, io mi sono trovato molto bene. E giustamente questo allenatore che è arrivato, poi abbiamo raggiunto la salvezza all'ultimo secondo dei playout di ritorno. È rimasto l'anno successivo, e quindi io sono andato via e ho fatto l'esperienza. Dopo 3 anni di C, sono andato in Serie D. Nel frattempo avevo fatto solo qualche consulenza in Serie D, consulenza dove per consulenza si intende qualche persona che ti chiama, ti fa parlare col suo preparatore, ti dai dei feedback, però è sempre lui l'artefice principale, perché spesso accade che ci sono queste preparazioni via telefono, no, perché deve essere presente sul campo. Al massimo ci può essere un confronto, perché una persona si fida di te o ti vede come un abile professionista o ha più esperienza di te, ti consiglia. Io ancora oggi ci sono tanti mentori che sento, che sono ricercatori universitari, che sono preparatori atletici. Faccio l'esempio di Gian Battista Venturali, che è stato un plantello da tanti anni. Io mi confronto spesso con lui, è una persona che stimo tantissimo. Oppure i ricercatori di altissimo livello, che ho la fortuna che mi rispondono e mi danno una mano, che sono persone umilissime, Pellizzeri, Castagna, non so, faccio tanti nomi di persone che ti possono dare tanti feedback, tanti feedback per migliorare. E quindi sono andato alla prima esperienza a fare in Serie D, però è una Serie D anomala, Novara, perché è stata costruita una macchina da guerra dove anche col joystick si vinceva. È molto facile, anche se abbiamo lavorato tanto fisicamente, però diciamo era un lavoro un po' più scisso, cioè l'allenatore faceva il suo, io facevo il mio, quindi c'era un po' meno di interazione, diciamo, quindi era più
oggi faccio questo, questo e questo io, e tu fai quello. Quindi abbiamo fatto poco allenamenti con la palla integrati, perché diciamo, la metodologia attuata era quella che ognuno faceva il suo, con delle difficoltà del caso, però è stato quello. Poi la squadra era molto forte, quindi era anche importante gestire in quel momento, un po' come stai in un grande club, lo devi gestire le situazioni. E infatti noi abbiamo vinto il campionato, ho avuto la fortuna di stare con tanti ragazzi importanti, però nonostante fosse una macchina da guerra, questo lo dico perché tu hai anche ospitato psicologi, mental coach, quindi gente che si occupa anche della gestione del gruppo, era un gruppo fortissimo dentro e fuori dal campo, perché si è creata quell'alchimia che non la troveremo in nessun libro, ci possiamo leggere pure 50.000 libri e leggere tutte le ricerche su Papa del mondo. Si crea quell'alchimia che non si può creare altrove, ma perché anche io, essendo un giovane preparatore, mi piace fare gruppo, perché io se faccio gruppo non faccio comunella, io faccio gruppo perché il calcio deve essere un tutto un unico blocco. Infatti, faccio una piccola parentesi, Baldini è uno che è un fautore di questa cosa, quindi mi diceva sempre devi fare gruppo con i giocatori, vatti a bere una cosa con loro, vatti a fare un giro con loro. Crea gruppo, fai gruppo, integrati, e questa è una cosa molto, molto importante. E a Novara io l'ho fatto e ho visto che si è creato un grande gruppo che ha superato tante difficoltà sportivamente parlando. Però la società era solida, poi un gruppo che purtroppo è stato smantellato. Infatti, il Novara l'anno successivo ha avuto un po' di problemi, perché sono sincero, perché poi io non parlo politichese, quindi io invece non ho proseguito perché non ci siamo trovati sull'aspetto della gestione del lavoro e dello staff, e quindi ho preferito farmi da parte. Infatti proprio per questa scelta che ho fatto, perché io cerco sempre di mettere al primo posto l'aspetto umano e la mia professionalità, la mia dignità lavorativa. Poi dopo viene dopo il resto, l'aspetto economico, quindi mi sono, diciamo, messo da parte. Fortunatamente conoscevo Baldini bene, cioè nel senso bene che l'avevo già conosciuto in un'occasione, perché il calcio purtroppo è fatto di clientelismo, parliamoci chiaro. E io sono una di quelle poche persone che ho avuto la fortuna di, in qualche contesto, di lavorare senza clientelismo, 3 contesti su 5 senza che mai aveva presentato un amico. Quindi sono contento di questa cosa e ne vado fiero. E Baldini è l'unico allenatore che veramente mi ha fatto un colloquio e mi ha preso senza conoscermi di persona, senza che mi presentasse nessuno. Sono andato a casa sua, a Carrara, l'ho incontrato, mi ha voluto conoscere di persona, se era una persona per bene o non lo ero, come lavoravo, come non lavoravo, anche se ne parlava 10 minuti di lavoro, le altre 2 ore della vita. Purtroppo lui è così, lui vuole capire la persona che hai di fronte. E lui mi disse ti porto con me. Questo parliamo nel 21. Poi mi chiamarono a Novara, quindi andai a Novara perché comunque sai, come preparatore hai bisogno di lavorare, quando sei giovane, quindi hai bisogno dal punto di vista economico di lavorare, facendo stare che economicamente era pure una bella offerta, ma a parità di cose io non guardo altri valori. E quindi lui poi è andato a Palermo, ha fatto quello che ha fatto, un miracolo, decisamente un miracolo, quindi quello rimarrà nella storia. Il mister ha fatto veramente una cosa pazzesca lì, e poi successivamente andando via da Palermo, giustamente lui, il preparatore che aveva lì, non lo poteva seguire perché non aveva la figura del preparatore, l'ha trovato lì, essendo che vive lì e anche altre attività. Ho avuto la fortuna che il mister mi ha richiamato in questa situazione, non avendomi fatto il contratto a Taranto, che avevo iniziato a Taranto una decina di giorni con Capuano, e sono andato via perché non mi avevano fatto il contratto. Ecco, questo era il motivo, ancora non l'avevo firmato, e ho avuto questa esperienza importante con il mister, che siamo stati un mese in Serie B, ho avuto la possibilità di fare anche quest'altra categoria totalmente diversa dal punto di vista del lavoro che ora esporrò, ma dal punto di vista proprio dello staff, della coesione, è stato il top per me, perché il mister riesce a insegnarti tante cose, a darti valore, a gestire un gruppo, uno staff in una maniera fuori dal comune, fuori dal comune. Nonostante lui comunque ha già tanti anni di lavoro dietro, cioè ha un'età comunque che ha già tanta esperienza, è sempre aperto al confronto, al dialogo, e quindi è durata poco più di un mese, però purtroppo è
Infatti ho deciso di seguire lui nelle sue dimissioni proprio perché mi aveva portato, mi aveva trattato benissimo, mi ha trattato anche tuttora, ci sentiamo. E quindi ho deciso di fare anche io questo gesto proprio perché ero stato trattato davvero in maniera ottimale. E infatti poi sono rimasto a casa, ho avuto un po' di problemi miei personali di salute, però ho fatto un po' di collaborazioni in questi mesi esterni, quindi sono mantenuto un po' sul pezzo. Ebbene, in Serie B la differenza che io ho notato, allora, dal punto di vista calcistico in senso stretto, c'è un'intensità pazzesca rispetto alla Serie C, totalmente diversa. Vedendo a bordo campo la partita, c'è una fisicità totalmente diversa. La tecnica non lo so, perché voi da allenatori mi insegnate che spesso può capitare che vai in eccellenza, trovi un giocatore tecnicamente di tecnica individuale più abile di un giocatore di Serie A. Quindi può succedere tranquillamente. Poi c'è la tecnica in situazione che è diversa, l'intensità di gioco e quant'altro. Però io ho visto una fisicità totalmente diversa, un altro pianeta. E come lavoro totalmente diverso, perché molti giocatori avevano delle routine di prevenzione loro personali derivanti dalle delle esperienze pregresse che si portavano. Un paio di giocatori avevano il preparatore atletico personale che a distanza gli mandava il lavoro. Quindi bisognava agire su tante teste, ecco. Molti lavoravano in maniera individualizzata. Quindi il tuo ruolo era quello di coordinare bene questa situazione. Io ho lavorato soprattutto sull'aspetto di forza, facendo delle sedute un po' diverse rispetto a quello che facevano prima. Abbiamo lavorato su alcuni aspetti di forza in palestra leggermente diverso. Ho fatto molto, molto complex training, cioè abbinando un esercizio di forza, ad esempio con i bilancieri, quindi squat e quant'altro, con la pliometria. Squat e pliometria è un metodo molto efficace nel miglioramento della forza. E poi si faceva tanta prevenzione individuale e di gruppo, in modo che quando si andava sul campo il mister già lavorava. Spesso dicono sì, si parte stesso con la palla. Sì, però noi prima facevamo tutto un lavoro in palestra che se ne occupava un preparatore che sta a Perugia, molto bravo del recupero infortuni, si occupava dell'attivazione, si chiama Valeri, e lui faceva tutto questo tipo di lavoro e io gli davo una mano e poi sul campo venivano con me, facevano un'attivazione di una decina di minuti, un poco per cercare di aumentare l'intensità, essere brillanti veramente, e poi si partiva con il mister. Ma c'era una grandissima individualizzazione. Infatti, il mister mi ha detto sempre: tu cerca di individualizzare il lavoro. Esempio, io lavoro, faccio queste esercitazioni, questo e quello. A fine allenamento, 4-5 giocatori che ti possono, che tu puoi ritenere, possano fare qualcosina, o vengano da te a chiederti qualcosa, perché parliamo di professionisti che il loro lavoro è quello, te li prendi e gli fai fare un lavoro integrativo. Capitava ad esempio il venerdì, veniva un giorno e diceva: prof, sapeva fare la forza il venerdì, fammi fare un lavoro di forza. Io glielo facevo fare. Una cosa che gli avevo spiegato che bisognava passare sempre dal responsabile della preparazione atletica, io riferivo sempre al responsabile tecnico, a capo di tutto, che è il tecnico, perché ci ricordiamo sempre che lui è il responsabile dello staff. Ovviamente ho avuto la fortuna di incontrare sia allenatori che utilizzavano l'autorità, quindi il dover imporre l'essere il capo allenatore e sottolinearlo in continuazione, forse anche per dirlo a se stessi. Ho incontrato Baldini che è autorevole, non c'è bisogno di dire che lui è il capo allenatore. Baldini è il capo allenatore, decide lui, punto. Cioè, non ci sta la possibilità di parlare, nessuno ti manca mai di rispetto perché io sono un suo collaboratore, ma non ha bisogno di gridare, di fare, perché lui è autorevole, perché quello che dice fa è coerente, ha una linea di pensiero coerente, non sbaglia mai. Cioè, lui è coerente, diretto, sincero, anche con lo staff, e quindi perciò riesce a lavorare bene, cosa che magari in altre situazioni non mi è capitata. Per esempio con Era mi è capitato di lavorare bene, proprio perché lui dava ampio spazio al preparatore, ampio spazio sapendo il contesto in cui si andava a lavorare. Però Novara, per esempio, ho sfiorato un po' questo aspetto dell'individualizzazione perché, essendoci giocatori molto importanti per la categoria, spesso mi richiedevano di fare cose in modo individuale e quindi in quel caso si andava a interfacciare con l'allenamento, un altro tipo di allenamento che gli davo io dal punto di vista individuale. Ho notato un altro aspetto nella metodologia che molti giocatori in Serie B fanno e volevano fare forza tutti i giorni. Che significa? Qualche esercizio di forza.
a scopo preventivo, perché uno degli obiettivi primari della corsa è quello della prevenzione degli infortuni muscolari, perché tu rafforzi la struttura come primo aspetto. Quindi è proprio un principio anche fisico che una struttura più è forte, meno è tendente ad avere una rottura. Oltre a migliorare alcuni aspetti della forza che per il calciatore sono importanti nell'infortunio, nell'eziologia dell'infortunio, come per esempio la forza eccentrica, quindi che è utile nella frenata, che quando è carente puoi avere delle problematiche, oppure lavorare su altri aspetti in cui la forza è marginale, ma anche interviene, come per la mobilità, dove per avere una buona mobilità c'è bisogno anche di una struttura che sia abbastanza forte a livello muscolare, perché l'articolazione in cui viene espressa la mobilità, ovviamente ha una struttura muscolare attorno, e quindi quella struttura deve essere anch'essa forte, che insieme alla mobilità permette di rendere un gesto atletico efficace, perché non si può essere solo forti o solo mobili, bisogna essere forti e mobili, oltre che poi c'è l'aspetto della flessibilità muscolare, che quello è un altro aspetto che poi è molto anch'esso individuale, perché molti hanno dei deficit di flessibilità che potrebbero portare all'infortunio. Uso sempre il condizionale perché, come fanno anche tutti i ricercatori, non c'è mai una legge scritta. Non c'è un nesso causale sull'infortunio ben chiaro, c'è la filiera dell'infortunio, vai a vedere pregressa, è impossibile da fare. Se uno ti dice hai fatto una serie in più di pressa e ti sei fatto male la domenica, significa che il calcio non vuole crescere, perché cioè, fino a quando non ci sta evidenza su questa cosa qua, noi stiamo parlando del nulla. Quindi è importante lavorare molto sulla prevenzione degli infortuni. E soprattutto a quei livelli dove c'è il giocatore, spesso viene anche da situazioni pregresse e sa bene quello che deve fare. Un aspetto poi che ho notato sempre dal punto di vista della Serie B particolare è che il giocatore è molto interessato a quello che tu gli proponi. Siccome io sono uno che mi piace molto spiegare quello che fa, perché se tu hai davanti a te un atleta pensante, gli puoi spiegare le cose e gli dici faccio questo per questo, questo, questo e questo, e lui ti segue perché sa che gli serve a quello. Se tu lo fai, dici devi fare questo perché io sono Pingo Pallino, serve a niente. Ho trovato atleti che volevano capire perché faccio questo, perché faccio quello. A me piace, a me, io preferisco sempre un giocatore che mi viene a chiedere ma perché mi fai fare questo? Ma sei sicuro che fa bene? Non uno che dice ok, lo faccio. Preferisco anche che te lo dicono scherzando, ma sei sicuro che stai sbagliando qualcosa? Sì, io ti dico, lo facciamo per questo, 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 questo e questa. La responsabilità è mia, stai tranquillo, fallo e questo è il risultato. Purtroppo è questo, diciamo, un aspetto che ho notato. Poi, in alcune mentre collaborazioni che ho fatto dall'esterno, parliamo anche di serie D di livello inferiore, interfacciandomi con i preparatori, l'aspetto che ho notato molto nella serie D, la difficoltà di interfacciarsi con chi è che va a scuola, che sono gli under che ancora vanno a scuola e quindi c'è la difficoltà di fare la doppia, c'è la difficoltà di gestire alcuni giocatori che magari hanno anche delle attività lavorative, ovviamente magari imprenditoriali oppure delle attività commerciali, eccetera. Quindi diventa un po' più difficile questo, anche se oggi come oggi le serie D, quando vuoi vincere, ovviamente non lavora nessuno, si parla di che si fanno due, tre allenamenti, due allenamenti al giorno per 2 volte a settimana pure, può capitare a Novara, facciamo la doppia per il venerdì a volte, cioè, quindi ci sono stipendi diversi, però quando devi salvarti sono delle squadre un po' più in difficoltà, con meno strutture, e in quel caso io parlando anche con i responsabili dicevo che l'aspetto migliore in quei casi è utilizzare lavoro generale, perché non hai mezzi di valutazione del carico, non hai strumenti, non hai strutture, non hai niente. E quindi quella è la cosa più importante. Lo stesso vale anche magari nei settori giovanili, perché io ho un mio carissimo amico che secondo me diventerà un grande allenatore, che allenava nel settore giovanile quest'anno, Stendardo. E con lui ci sentivamo spesso a telefono e lui aveva il problema di non avere una struttura, per esempio, di una palestra a disposizione, cosa che c'erano nei settori giovanili soltanto di Serie A e Serie B.
E lui ha trovato delle soluzioni per cercare di implementare dei lavori di forza a corpo libero, dei lavori con i cambi di direzione, altri lavori importanti, in modo da fare sia l'aspetto strutturale che l'aspetto più propriamente della performance. E quindi queste sono un po' le differenze che ho visto. Però se ti devo dire, la differenza tra le varie categorie è sicuramente l'intensità di gioco e la fisicità intesa proprio dal punto di vista della struttura dell'atleta. Ci sono delle strutture diverse. Ecco perché Buonallegri dice ci sono le categorie. Purtroppo esistono. Non sempre meritocratiche, perché spesso si arriva a certi livelli per altri motivi, però poi ci devi rimanere a certi livelli. Per rimanerci devi avere una marcia in più degli altri. Poi nel mondo magari degli allenatori ci sono tanti fattori che abbiamo detto prima. Forse magari un giorno il calcio si evolverebbe, hanno anche valutato un po' più gli aspetti della competenza rispetto al passaparola, che seppure anche esso è importante, però Certo. ovviamente io se non avessi avuto una persona, varie persone che mi valutassero solo sulle mie competenze e non sulle conoscenze, non potevo mai fare il suo lavoro, perché io non conosco nessuno, cioè ci occupiamo di altre famiglie. E quindi, tranne mio padre che fa l'istruttore di scuola calcio, però scuola calcio è un altro, è un istruttore, è un formatore, educatore, dicevo. E quindi è importante evolversi verso un calcio sempre con maggiore specializzazione. Ecco perché io ho sempre detto, ho declinato spesso i settori giovanili, perché loro, molti pensavano che era per presunzione, no, anzi è tutt'altro, perché devi essere bravo, perché il ragazzino deve essere indirizzato bene, devi capire che, come dicono in molti, non è un adulto in miniatura, e quindi tu lo devi utilizzare bene, anche tu tecnico, tu allenatore, lo devi far crescere, l'obiettivo è farlo crescere. E quindi io ho un'altra mentalità, per me il calcio è fatto di battaglie calcistiche, di battaglie sportive, di andare in trasferta a giocare tra parte, sentire la pressione, rischiare di essere esonerato, rischiare di subentrare, di stare a casa, io mi prendo tutto il pacchetto, il buono e il cattivo, perché sono fatto così io, sono uno a cui piace mettersi in gioco, dire la propria, anche perché se tu vieni pagato per dare un supporto, la decisione finale è sempre del head coach, ma tu al head coach gli devi dare dei consigli, devi dire la tua, non che stai là solo perché vuoi metterti la tuta, cioè non so. Ho capitato, mi sono capitate varie cose che mi hanno chiesto magari di fare soltanto la presenza, me l'avevano fatto capire. Ma se devo fare la presenza, potevo rimanere a Perugia, per esempio, e fare la Serie B e fare la presenza con la tuta addosso del Perugia, a me non mi serve. Deve essere collaborare, fare il preparatore atletico, dire la mia, darti un supporto, dire: oh, ma che è successo? Noi riusciamo a fare questo, questo e questo, avere un libro. Allora, secondo me possiamo far comprare questo macchinario, andiamo a lavorare su questo, possiamo implementare un lavoro il venerdì, possiamo lavorare individualmente sul tizio, qua è sempre dire la propria. Perché purtroppo il problema del calcio è che spesso l'alta visibilità fa sì che uno scende a compromessi, scende a cose, e così si farà sempre fatica a fare calcio fatto bene, secondo me. Si farà sempre molta fatica. Perciò a volte io preferisco sempre dire: aspetto, voglio guadagnare qualcosa in meno, ma aspettare il momento giusto ed essere nel contesto giusto. Perché per fare questo purtroppo ci vuole ambizione, ci vuole sacrificio, cioè saper stare anche a casa, stringere i denti, e ci vuole sempre la possibilità di aggiornarsi e di avere una linea di pensiero comune, motivo per cui mi sono trovato bene, mi trovo bene, dottore Gualdini, e spero di lavorarci insieme quando il mister troverà squadra nei prossimi mesi, proprio perché lui è una persona coerente come me, non scende a compromessi, anche io come lui non voglio dire scende a compromessi, ed è uno che non ha niente a che fare con questo mondo dove spesso ci sono tanti compromessi a cui bisogna andare incontro, subordinando l'aspetto lavorativo ad altri aspetti. Invece il lavoro deve essere al centro di tutto. Noi a Perugia, il metodo Baldini, che conoscono tutti, a Carrara si allenavano tutti i doppi, facevano, quindi anche i giocatori che l'avevano, quindi si vedevano la mattina, colazione insieme, allenamento, pranzo, allenamento, chi non aveva la famiglia faceva cena tutti insieme, chi aveva la famiglia andava a casa dalle famiglie, per 2 anni la fa. A Perugia invece era colazione tutti insieme, allenamento, pranzo un paio di volte a settimana, e poi tutti via. Cultura del lavoro. Si pensava al lavoro dalla mattina al pomeriggio, e poi dopo la sera stavi libero, facevi quello che dovevi fare, ti godevi la famiglia e le altre cose. Ma io credo che questo sia il modo di affrontare il lavoro, di affrontare la vita. Oltre che
La qualità principale di un coach di oggi nell'alto livello è la gestione delle risorse umane. Purtroppo, se non puoi gestire le risorse umane, non puoi fare. Io ho avuto esperienze anche negative nella gestione delle risorse umane, mi sono fatto da parte. Cioè, nel senso che c'è bisogno che i tuoi collaboratori siano rispettati e siano valorizzati. Perché se sono rispettati e valorizzati, per te si butteranno nel fuoco. E io da mister sono stato valorizzatissimo, da Baldini, da R, valorizzatissimo. Io ho dimostrato sempre di dare tutto per loro, tutto, perché sono valorizzato, devi essere stimato e valorizzato e darti fiducia. Si sbagliano le cose, si risolvono, ma devono darti fiducia perché tu devi essere specialista in quella parte fisica. Allora tu sei lo specialista, interagiamo in base a quello che faccio io, fai tu, creiamo qualcosa insieme e si lavora per settori e si lavora per professionalità. Faccio un esempio: il mister Baldini si porta sempre dietro un mental coach perché dice: io non è che posso fare pure il mental coach, ho bisogno di qualcuno che si occupa anche di chi ha dei problemi per dargli un supporto. È un mental coach che fa delle lezioni una volta a settimana, viene, si interfaccia con chi vuole. E questo gli ha fatto ottenere tanti risultati perché il mister negli ultimi anni, scudendo quando faceva la Serie A e la Serie B, ha fatto bene a Carrara e ha fatto benissimo. Palermo ha fatto un miracolo, a Perugia non ha trovato il contesto ideale per lui e ha deciso di farsi da parte. Perché non, come dicevamo prima, non è uno che scende al compromesso per stare, per dire, per fare. Quindi io credo molto che il coach di oggi debba essere un bravo gestore delle risorse umane, un abile gestore delle risorse umane. Infatti, il UEFA Pro a Coverciano vedo che fanno tantissimo di gestione delle risorse umane. Assolutamente. Deve essere un abile psicologo, perché anche dal punto di vista psicologico deve avere delle piccole conoscenze. Poi deve avere tante conoscenze sull'allenamento fisico, perché comunque quando ti interfacci sai cosa fai, però dare fiducia al tuo preparatore e poi sicuramente tecnico-tattico. Non penso che gli allenatori italiani debbano invitare qualcosa, qualcuno, sono i più forti di tutti. Come anche noi preparatori siamo forti, ce lo diciamo da soli. Anche gli allenatori non hanno bisogno di altro. Anche come per esempio, io non metto bocca su una cosa che un allenatore non lo farei mai, perché so che l'allenatore è quello, è specialista in quello, e sono pure i più forti italiani. Così lui magari deve darti spazio per lavorare. E so che io parlo con tanti colleghi e mi è capitato anche a me, quindi ho fatto anch'io la gavetta in questo senso. Gli allenatori che ti dicono anche il lavoro che devi fare, fisicamente, ti danno il bigliettino. A quel punto là, quando sei giovane, fai la gavetta, se ti incidenti, ho fatto anche io, se incidenti, vai avanti. Poi dopo però ti devi fare da parte, perché se tu vuoi fare questo qua, sul lavoro, dopo la gavetta devi far capire che tu devi dare un supporto. Se poi loro vogliono un mero esecutore, non so se gli giova l'allenatore avere un membro dello staff che non va dalla sua parte, perché tu sicuramente uno specialista, un professionista, se non lo fai lavorare, lo fai esprimere, sicuramente non ti seguirà del tutto, non avrà una stima di te, perché la stima deve essere reciproca, ma la stima non si misura andando a cena insieme, si misura con i gesti che tu fai inconsapevoli nei confronti di una persona, come ne parli quando non c'è, come lo valorizzi, come il gruppo spesso si pensa che si fa organizzando le cene obbligatorie. A Novara le cene obbligatorie erano due o tre, il resto noi andavamo a cena perché stavamo bene insieme, noi abbiamo vinto perché stavamo bene insieme, punto. Noi ci divertiamo ancora oggi, c'è il gruppo nostro dove ci sono anche io, perché io faccio sempre un gruppo per l'area performance in cui mando i test, mando la rotazione del recupero, sempre per essere sempre attenti ai dettagli. Dopo ancora ci sentiamo, scherziamo, facciamo gruppo, si vince così, secondo me. Poi dopo ci sono altre situazioni, però io credo che parte tutto da lì, perché il gruppo ti aiuta anche a inculcare la tua metodologia di allenamento al calciatore e a farti seguire, a dire, tu preparatore, per esempio, a dire: oh, vedi che l'allenatore, diamoci una mano al mister, il mister vi vuole fare il vostro bene, essere sempre lì a gestire le situazioni di conflitti, di essere un mediatore tra allenatore e giocatore, che con te si confida, sei un amico, a volte la gestione è importantissima. Soprattutto perché, come me, piace lavorare, buttare il sangue. Sono giocatori che si lamentano, ti insultano, però poi dopo anni te lo dicono: oh, vedi, io ti ho insultato, non mi hai fatto stare bene. E quella è la soddisfazione più grande che secondo me ci possa essere. Questo è un po' l'excursus delle diverse metodologie di quello che penso sul calcio di oggi, soprattutto per quanto riguarda l'alto livello. Ecco. Pasquale, guarda, io ti ho ascoltato con grande piacere perché poi in quello che dicevi mi sono trovato in alcune situazioni,
soprattutto sul legame con i calciatori dopo aver capito il lavoro che si proponeva. E questo è un aspetto importantissimo per lo staff, perché comunque lo staff, dicevi tu una cosa giustissima sull'autorevolezza di mister Valdini. Il mister che ha autorevolezza, i giocatori lo percepiscono subito, però immediatamente, però questa autorevolezza anche lo staff che si porta al mister la deve subito far vedere con i giocatori, perché comunque i giocatori, come tu hai avuto in Serie B, ti battezzano i primi 5 secondi che entri nello spogliatoio, ti ho battezzato subito. E quindi questa è una cosa importante, ma è altrettanto importante la fiducia che ti dà l'allenatore per la tua competenza specifica. La fiducia dell'allenatore ti va a dare a te il potere per avere l'autorevolezza. E adesso racconto un aneddoto. Io quando stavo a Perugia è successo che erano le prime volte che lavoravamo insieme con il mister. E quindi, non so, non avevo messo una cosa bene perché non ci avevamo organizzati bene, che erano le prime volte, e lui mi ha ripreso. Quando mi ha ripreso, ha fermato l'allenamento, e stiamo parlando di certi livelli, ha detto: fermi un attimo, vieni qua, gira a me, fatto. Vedete che questo qua per me è come un figlio, però io lo riprendo perché le cose qua devono essere fatte perfettamente, però lui per me è come al mio figlio che sta nel mio staff, mi dà una mano, che lui fa il match analyst, si occupa, è molto bravo dall'aspetto anche di collaboratore tecnico, per me è come un figlio, e come tale lo tratto. E da quel momento la squadra diventa con un altro, dice: ah, allora questo il mister lo stima, quindi anche umanamente. E questa cosa mi è rimasta molto impressa, perché stiamo parlando di un livello di Serie B, dove tu vai a interrompere un allenamento e c'è gente che guarda. Quindi significa che è normale che io, collaboratore, perché ti do tutto, se tu fai questo, dici questo davanti a tutti, davanti al direttore sportivo, al presidente, allora significa che io perché ti devo dare tutto. Purtroppo il calcio è un mondo dove abbiamo bisogno di lavorare, magari uno, sai, fa difficoltà, però se io potessi, lavorerei 50 anni con il mister, perché uno fa così, significa che ti vuole bene, significa che ti rispetta, e il rispetto per me è un bene inalienabile, sempre. Concordo, 100%. Mi ha fatto pensare, c'è molte similitudini con mister Tramezzani, quello che tu mi dici, questo tipo di comportamento, sono cose molto simili che ho avuto io come esperienze con mister Tramezzani, molto molto simili. Pasquale, ti giro un messaggio che ha scritto Mauro Sant'Ambrogio, che scrive: condivido i microcicli mirati a migliorare aspetti nel breve termine, poi se il gruppo è predisposto al lavoro si può fare qualcosa di più e lavorare su percorsi a lungo termine. Il problema del lungo termine è uno, che allora, nel settore giovanile secondo me c'è bisogno di lavorare a lungo termine, anche se oggi come oggi vedo che sono nel settore giovanile, non lo so, ho visto qua in Campania 17, anche 15 sono dati, non lo so, boh, in base a che cosa, però vabbè, questo è un altro aspetto. Allora, nel settore giovanile si può fare qualcosa a lungo termine, però nelle prime squadre no, perché le prime squadre ti cacciano dalla sera alla mattina, cioè succedono cose non fuori dal comune. Allora, tu devi programmare il microciclo. Una volta in un convegno di preparatore a 13 disse Di Salvo, che è responsabile della performance di Club Italia, che il nostro obiettivo è programmare il microciclo, quindi anche periodizzare il carico nel microciclo. Quindi il martedì lavori in un modo, il mercoledì sale il carico, il giovedì si abbassa un po', il venerdì ancora, e fai il tapering, c'è la riduzione del carico in funzione della massima performance in gara. Quindi quello è il nostro obiettivo, oggi come oggi, dove mettiamoci pure che nel microciclo possono esserci due minicicli, perché c'è una partita in mezzo, quindi fai tre partite in 8 giorni, e quindi ci sono tante variabili che fanno sì che tu puoi programmare solo ed esclusivamente quello, perché altrimenti ci sono è troppo stocastico il gioco, anche perché poi la programmazione, ammettiamo che io faccio un mesociclo di 4 settimane. Ok, un microciclo, perdo una partita importantissima. Il martedì alla ripresa c'è stata un'ora e mezza di riunione con il presidente che parla, il direttore sportivo che parla, che si scombussolano tutti gli orari, allora deve diminuire l'allenamento, l'umore è quello che è. Quindi la chiave, e cito un'altra persona che per me è un mentore, con cui ho il piacere di interfacciarmi spesso, Franco Impellizzeri, che dicevo prima, che è ricercatore universitario in Australia. La programmazione è flessibile. Deve essere flessibile in base alle situazioni.
E quindi quella per me è la cosa più importante. Poi, se metti nei mesocicli, puoi fare una periodizzazione indicativa, un lavoro indicativo, ma poi dopo nella pratica deve essere molto flessibile, molto flessibile. Non arrivare a cambiare che facciamo oggi, però almeno cercare di avere un microciclo di riferimento e poi nelle unità giornaliere, nelle sedute giornaliere, andare a cercare di modificare le varie cose, cosa che avviene anche in campo, perché poi quando sale il livello e magari anche gli strumenti per monitorare in campo l'andamento dell'allenamento, carico interno, carico esterno e quant'altro, tutti dicono, aggiungiamo questo, togliamo questo, facciamo quello, ecco, penso. Allora, ti leggo ancora. Come dice Azzalin, programmare massimo 2 settimane di più inutile per quante variabili ci sono nel calcio. La penso anche io come lui, che tra l'altro ha vinto la Premier League con Leicester, quindi complimenti a lui. E poi ti chiedono, come organizzi un microciclo settimanale senza partita infrasettimanale, utilizzi lavoro a secco e con palla tipo Small Side Games? Ma sai, quando c'è il lavoro infrasettimanale e chi ha giocato prevale il lavoro a secco. Il lavoro generale, perché devi recuperare? Quindi fai lavori di recupero, fai i blocchi di corsa di recupero, fai lavori di forza per la parte superiore, fai dei piccoli lavori di forza di prevenzione, quindi è molto il lavoro generale. E chi non ha giocato, innanzitutto a me piace allenarsi, che ci sia sempre allenamento dopo la partita, tanto in caso in trasferta 10 minuti non ti cambiano la vita, fai una microdose di allenamento ad alta intensità, 10 minuti non ti cambiano la vita, anche se a volte dicono no, il magazzino se ne deve andare, non è vero, 10 minuti non ti cambiano la vita. E quindi fai già un allenamento a secco dopo la partita che non ha giocato. E il giorno successivo, MD più 1, puoi fare dei lavori con la palla ad alta intensità per compensare leggermente il carico della partita. Spesso avviene però che questi lavori sono fatti su campi eccessivamente stretti. Dobbiamo ricordare che il calcio è un gioco dove la densità per player è di 325-350 metri quadrati. Quindi io consiglierei di fare partite superfici grandi, sui 300 metri quadrati, 325-350 metri quadrati, che raggiungi l'high speed running, che non raggiunge il giocatore non giocando, e anche concentrazione di lattato che non raggiungi in determinate situazioni. Infatti, la long sprint ability, che produce, che una l'abilità di fare sprint più lunghi, produce grande quantità di lattate. Quello si fa proprio su questo tipo di campi grandi. Nello studio di Castagna è stato fatto su 300 metri quadrati, nell'uno contro uno, però uno contro 100 metri quadrati, e ha visto che si produceva tanto lattato e dava dei miglioramenti importanti sulla performance per il calciatore. Poi monitori lavoro e recupero, in base a come lo monitori, può essere un lavoro di mantenimento di produzione. Mantenimento significa mantenere la performance costante nonostante l'accumulo di lattate, l'accumulo di fatica, di produzione, avere la massima performance possibile attraverso quel tipo di meccanismo e attraverso quel tipo di lavoro, che è della long sprint ability, e quindi c'è l'intervento lattato importante. E poi, per quanto riguarda la forza, io credo che va allenata anche quando ci sono due partite una settimana, quindi tre partite a settimana, uno domenica, uno mercoledì, domenica, a carichi più bassi e lavorando soprattutto sugli aspetti dell'individuo. Poi, più sale il livello, ripeto, più l'individuo ha tanti lavori individuali da fare, tanti riferimenti individuali da seguire, e quindi si persegue su quella linea lì. E poi è l'importante l'ottimizzazione delle strategie di recupero, perché devi avere i fisioterapisti che ti fanno i massaggi, devi avere a disposizione magari anche delle vasche per fare o due water immersion, e quindi ti aiuta tutto, perché devi recuperare, 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 recuperare. A tal scopo è importante avere sempre una buona base aerobica. Io perciò se una settimana dico spesso, io anche stagione faccio la base aerobica, spesso sembra una vergogna, dire no, faccio 4 volte 4 minuti. Ma io non ho vergogna, cioè lavoro al 90-95% di frequenza cardiaca massima per 4 minuti di corsa, per dirti, quello là ti dà degli adattamenti che poi ti aiutano ad avere un fisico più efficiente, a recuperare prima, ad essere anche più performante nelle parti finali della gara. Solo che molti non lo fanno perché sembra brutto, che è una moda. Il problema, allora, se vogliamo seguire le mode, proprio la moda è questa, seguire un andamento che ti rende bello, ti rende seguire una massa. Però poi dopo, quando vai a casa, chi glielo dici che hai fatto la moda?
Allora, io preferisco quello che funziona e fare bene. Poi non ci sta una regola precisa, però io credo che seguendo quello che ci indica la fisiologia umana, che abbiamo studiato tutti, se non potevamo fare solo lavoro, più le evidenze che ci sono ogni momento e sono sempre in crescita su tanti aspetti delle sport science, perché sono in continua crescita le ricerche pubblicate, ogni anno crescono di centinaia e centinaia, noi possiamo avere dei grandi miglioramenti. Dei grandi miglioramenti, però non bisogna seguire le moto, bisogna andare sotto sforzo, bisogna fare fatica, fare fatica, fare fatica, fare fatica, fare fatica, fare fatica, punto. E pure nel recupero fare fatica, perché sopportare l'acqua che c'è sulla gamba è fatica. Stare sul divano non porta benefici. Se il giocatore vuole stare tranquillo nella comfort zone, non ha ambizione. Per avere ambizione bisogna uscire fuori dalla comfort zone, lo dicono tutti, e avere fame, avere ambizione. Quella è la cosa per me, eh. Molto, concordo con te. Sono un prof di primavera di serie C. Non avendo a disposizione strumenti per calcolare i carichi esterni, ho sempre utilizzato l'RPE CR10. Quest'anno vorrei aggiungere la scala TQR per implementare meglio la periodizzazione. L'hai mai usata? Se sì, come consigli di somministrarla? Come no, l'ho utilizzata sì, perché pure io mi sono trovato anche in contesti di serie C e alto dove non ci stanno altri metodi di valutazione del carico interno, ma anche in serie B lo abbiamo fatto. Le pellet l'ho sempre presa. Io l'ho preso con un programma dove mandavi il codice a barre e ogni giocatore scansionava il codice a barre, usciva un elenco del giocatore, andava sul suo nome e cliccava il valore, metteva il valore. Questo permetteva di ottimizzare i tempi, non stressava il giocatore, ti metteva col telefonino il valore. Quindi, non è ancora un metodo validato. Attenzione, scientificamente non è validata ancora questo tipo di app, però nella valutazione rischio-beneficio era la cosa migliore anche per avere valori maggiormente attendibili. Mentre il TQR l'abbiamo fatto sì, con un modulo di Google, ed è perché arriva singolarmente, sia come messaggio singolo WhatsApp, sia quando si è fatta la mattina, l'abbiamo presa la mattina. Più l'ideale che dico è prenderlo la mattina perché ti permette di avere delle implicazioni pratiche, cioè tu vedi recupero come 13, 14 dei giocatori, lo fai vedere all'allenatore e possiamo calibrare insieme l'allenamento. Che poi le variazioni, se devo dare una percentuale, possono essere del 2-3% rispetto al programma prestabilito, perché bene o male uno segue sempre quello. Però prenderlo la sera, devo dire come hai risposto all'allenamento, ma già hai l'RPE che ti dice come è stato il carico interno e quindi come ha percepito duro l'allenamento, quanta fatica ha fatto in media durante l'allenamento il giocatore, che poi è una scala anche validata perché è correlata alla frequenza cardiaca e all'attato ematico, quindi è proprio validata, quindi non è che tu ti inventi qualcosa, c'è ricerca, c'è evidenza forte su questo tipo di scale psicometriche, quindi che danno una metrica a determinati valori psicologici, nello specifico la percezione dello sforzo, RPE, e la qualità del recupero percepita dal giocatore. Poi, se saliamo di livello, è normale che possiamo utilizzare l'HRV, possiamo utilizzare tante altre le analisi del sangue che vengono fatte anche in maniera immediata per vedere com'è l'andamento sempre del CPK, eccetera. Però a questi livelli TQR, RPE sono la base. Io l'ho utilizzato per 6 anni, mi sono trovato sempre bene, l'ho fatto anche in bici, siamo trovati benissimo. Pasquale, ti faccio questa domanda, anche perché siamo già arrivati un'ora, ti faccio questa domanda e poi concludo sempre con la domanda che faccio, che andrò a farti di conseguenza. Utilizzi test in precampionato e se sì, quali chiedo per una squadra di promozione? Allora, io, a prescindere dal livello competitivo, il test va utilizzato se è possibile avere delle valutazioni longitudinali nel tempo del test, quindi fare test, retest a tempo, quindi a tempo 0, a tempo 1, a tempo 2, a tempo 3. Se devo fare il test perché si fa, è meglio non farlo. Se mentre, come abbiamo fatto per esempio a Pagani, che abbiamo iniziato in condizioni di normalità, escludendo le situazioni che ironicamente ho chiamato di pronto soccorso, allora i test possono essere utilissimi, però lo devi fare, oppure riesci a fare una volta al mese pure, una volta ogni 2 mesi. Secondo me sono utili perché lo usi sia dal punto di vista di valutazione degli atleti nel corso del tempo, quindi intra e interindividuale la valutazione, e sia anche uno stimolo allenante, perché se io faccio lo yo-yo, mi sto allenando, anziché fare un lavoro fisico a secco, faccio lo yo-yo, faccio test e allenamento. Allora, i test che secondo me possono essere più utili sono
Il DACON, che è molto utilizzato in Italia meno all'estero, quindi il 45-15 per la valutazione della MAM, quindi della potenza aerobica, oppure altrimenti posso utilizzare lo yo-yo, che è più utilizzato all'estero, in cui vi è la presenza di cambi di senso, di cambi di direzione con recupero attivo 5 più 5 metri, che è un po' più specifico per il calciatore. Restituisce sempre il valore della VAM, ma è una VAM un po' sottostimata perché ci sono i cambi di direzione. Quindi non è una VAM così ben correlata come lo è quella del Gacon con la VAM rilevata al treadmill, quindi col test a carichi crescenti, qui per valutare la VAM con il metabolimetro, PTP2 max, eccetera. Però è comunque utile. Io direi di utilizzare il Gacon se ti serve la VAM per fare gli intermittenti, di utilizzare lo yo-yo per valutare il livello degli atleti, perché lo yo-yo è altamente correlato alla capacità del giocatore di esprimere alta intensità in gara, e può utilizzare o il livello 1, che parte da un livello, parte una velocità più bassa, o il livello 2, che parte da una velocità leggermente più alta. Io utilizzo il livello 1, sia c'è sempre correlazione con la tendenza in gara, per il semplice motivo che, essendo molto graduale il test, inizia a velocità molto bassa, riesce anche a fare una buona base di riscaldamento per l'atleta. Per quanto riguarda la forza, se è a disposizione delle pedane per la valutazione, quindi degli aspetti della forza veloce, quindi per valutare la reattività, per valutare la forza esplosiva, per esempio per valutare lo squat jump con o senza contromovimento, eccetera. Ok, altrimenti, come noi comuni mortali che spesso non abbiamo tutti questi strumenti, puoi utilizzare la valutazione dell'RM, però non un RM, fai 5 RM, 3 RM, ripetizioni massimali, quindi ti calcoli dei massimali sui 4-5 esercizi fondamentali che servono per il calciatore, perché quelli sono, nessuno si inventa niente, nessuno, e in base a quello vai a lavorare. Poi lì sta l'abilità del preparatore sulle diverse percentuali dell'RM nel corso del tempo, in base alla somministrazione del carico nel corso delle settimane, all'atleta come sta e quant'altro. La velocità, se la devi prendere, o l'RSA, la capacità di vedere spinto, devi fare alle fotocellule, perché se non hai le fotocellule puoi dare il cronometro al giocatore, ma il tempo di reazione, anche da giocatore a giocatore, nello stesso giocatore, nel corso del tempo cambia, e il tempo di reazione si fa qualche millisecondo ti va a inficiare tutto. Quindi c'è bisogno delle fotocellule, quindi non credo che tu le abbia, quindi non so quanto possa essere utile. Ecco. Pasquale, ci tengo anche a leggerti questo post. È di Matteo Zanghi, che oltre ad essere un preparatore fisico, è anche nostro collaboratore, scrive articoli e quindi con piacere te lo voglio leggere. Ciao Alessandro e Pasquale, complimenti per i concetti espressi. Hai parlato tanto di performance del calciatore che è caratterizzata da fattori tecnico-tattici che si esprimono in un contesto complesso e variabile, supportati sia dalla componente fisica sia da quella psicologica. Volevo chiederti cosa ne pensi del carico cognitivo, perché spesso si parla di carico interno ed esterno e secondo me alcuni aspetti del carico cognitivo vengono sottovalutati. Carico cognitivo negli sport è fondamentale, in tutti gli sport di prestazione. Ci sono degli studi, e ne parlavo proprio con il prof Venturati l'altra volta, che fanno vedere come solo i soldati in guerra hanno un carico cognitivo maggiore al gioco del calcio professionistico. I soldati in guerra si giocano la vita vera però. Quindi è un carico cognitivo elevatissimo, oltre che proprio ricercatori italiani, Samuele Marcora, il ricercatore italiano Samuele Marcora, ha dimostrato la fatica mentale, che grande influenza sulla prestazione, dove a volte i fattori limitanti la performance non sono meramente fisici, esempio il livello di glicogeno muscolare, ma sono soprattutto la percezione della fatica, la percezione dello sforzo, perché a parità di livello l'atleta che percepisce meno quello sforzo, quindi a livello cognitivo subisce meno quel carico, quindi è abituato a quel tipo di sforzo, vince. Se no non si spiega perché nelle Olimpiadi, dove ci sta quel millisecondo di differenza, qual è quel marginal gains che ti fa vincere? Il carico cognitivo è fondamentale, soprattutto nella fatica centrale del giocatore, quindi quella del sistema nervoso centrale, che una volta che la fatica aumenta, hai anche una minore capacità di esprimere forza muscolare, di una minore coordinazione.
una minore capacità di lettura delle situazioni, perché se siamo nervosi, lavora di meno, perché è stanco. Quindi il carico cognitivo è altissimo, però la sua quantificazione non è facile da comprendere. Però bisogna allenare il giocatore alla fatica mentale e alla sua percezione. E questo si fa sia lavorando in condizioni di fatica, andando sotto fatica, secondo me, e sia allenando sotto le motivazioni. Perché sempre in tutti questi studi che hanno fatto sulla mental fatigue si vede come la motivazione è uno degli aspetti principali che ti permette di superare l'ostacolo della fatica mentale e del carico cognitivo elevatissimo che ha un giocatore in allenamento, ma soprattutto in gara, soprattutto in gara, e quindi è una cosa fondamentalissima per me, e la penso esattamente come te, che è un aspetto da tenere molto in considerazione, ovviamente anche all'aspetto dello stress, più che del carico cognitivo, che viene tra diverse partite consecutive, e quindi il giocatore può andare incontro a un eccessivo stato di stress che va gestito per avere un calciatore altamente performante. Ma il carico cognitivo nei giocatori è dimostrato scientificamente che la fatica mentale influisce sulla prestazione del giocatore. Ci sono gli studi di Mark Korda, vatteli a leggere, che lo dimostrano. Quindi è come dici tu, assolutamente. Pasquale, io voglio concludere questa ora e più di masterclass, perché è stata una vera e propria masterclass quella che ci hai condiviso, tanto valore in questa serata. Mi piace sempre fare una domanda riguardante gli allenatori, ma in questo caso la voglio fare riguardante i preparatori fisici e ti chiedo cosa diresti a un nuovo preparatore fisico, a un ragazzo che inizia adesso a fare questo lavoro? Qual è il consiglio che tu daresti a questo nuovo preparatore fisico? Io, quello su cui ancora io baso la mia carriera, perché io non ho fatto ancora la Serie A, ma ci devo arrivare, prima o poi ci arrivo, non so quando non lo so, ma ci arrivo sicuro, e faccio questo lavoro per 20 anni, perché? Perché per tre motivi, che sono quelli che posso consigliare a un giovane preparatore: fame, ambizione e passione. Tre motivi, non c'è altra strada per me. Beh, questa era la chiusura perfetta di questa serata. Grazie. Veramente, Pasquale, grazie per tanta competenza, tanto valore e per essere stato con noi. Grazie mille, un saluto a tutti, buona serata. Buona serata, grazie ancora Pasquale. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata a tutti.